carenti che deve avere una risposta dal sindaco, ribadisco fondamentalmente per alcune cose quello che ha detto l'assessore, perché in modo veritiero ha ribadito che su Viale Cesare Augusto fondamentalmente ci sta una gara che prevede un'individuazione della ditta vincitrice con un 38,11% di ribasso. Il 38,11% di ribasso dato dal responsabile delle opere pubbliche è considerato, così come dall'amministrazione, è considerato un'offerta anomala. C'è stata una contestazione, siamo alla fase procedurale della contestazione. E siamo alla fase procedurale della contestazione, pur essendo partiti insieme abbiamo impiegato più tempo, pur essendo partiti insieme all'aggiudicazione della terza struttura, che è stata già aggiudicata alla ditta di Bergamo, perché non ha avuto questi problemi in questo senso. E arriveranno, una volta che ci sono arrivate dalla prefettura le documentazioni per la ditta di Bergamo, sarà cancellata la terza struttura rispetto a Viaggio Cesare. Su Piazza Santa penso che l'assessore Bianchi abbia detto cosa abbia espresso quelle che sono le considerazioni funzionali della Rius, perché ciascuno per la sua parte ha svolto su questo, su Piazza San Lorenzo, ciascuno funziona ha svolto la sua azione professionale, la parte tecnica per il progetto, tenendo conto delle indicazioni che, come ha detto l'assessore Bianco, come ha specificato il consigliere La Pietra, il comandante nella sua professionalità ce l'ha indicato e ha dato come considerazioni di ordine tecnico per la viabilità, al di là di quelli che possono essere così, i posizionamenti dei venditori di frattaggi, possono essere queste le considerazioni. Sul mercato settimanale siamo all'autorizzazione sanitaria fondamentalmente. Per quanto sul mercato settimanale c'è stato il passaggio degli atti all'ufficio commercio, l'ufficio commercio deve fare un passaggio obbligatorio di un'autorizzazione sanitaria da base di competenza, dall'azienda sanitaria di competenza, e quindi siamo in questa fase. Il campo sportivo siamo alla messa in opera dell'erba sintetica. In questo momento siamo materialmente alla messa in opera dell'erba sintetica. Sui campetti polivalenti invece sono stati consegnati all'ufficio. Diciamo che fondamentalmente non sono stati messi in uso, perché pensiamo innanzitutto di dover affidare attraverso una gara, una società, un'associazione, non riuscendo da soli a gestire questo tipo di situazione, di dover fare una gara per l'assegnazione di questi campetti. In verità abbiamo pensato di poter mettere insieme, per cercare di rivitalizzare e di riprendere un discorso su quella che è la vecchia piscina, se potevamo fare un'unica soluzione, un'offerta, e richiedere un'offerta per campetti polivalenti che potevano essere lo specchietto in questo momento di alloggio di una società, un'associazione che potesse venire a prenderli, con il rifacimento di quella piscina che abbiamo da tanti anni in disuso. Sul bando degli affari da gara penso che il segretario non sono competente per tutte le specificità che hai citato, per cui penso che il direttore generale sarà in condizione di rispondere per iscritto a queste cose. Per quanto riguarda il consiglio di Cardarelli, al di là di quello che può essere una difesa di un cantiere che io considero un cantiere selvaggio, un cantiere senza regole del Comune di Ottaviano, i lavoratori della N1 del Comune di Ottaviano, ti posso leggere soltanto quello che ha scritto la Procura della Repubblica e la prefettura, il responsabile della società che svolge il servizio di N1 al Comune di Ottaviano, il sottoscritto dottor Vincenzo Pietragalla, nella qualità di amministratore unico dell'Alfa Come con l'SRL, sede legale di Roma, alla via di Guazzelli numero 21, ai sensi degli articoli 331, 332, 333 del codice penale, espone quanto segue. L'Alfa Comecol SRL è un'azienda specializzata nello stoccaggio e raccolto di rifiuti, attrezzature per la mettersi urbana, locale, trattamento e recupero di rifiuti, che opera nel settore da oltre 10 anni e per quanto lui quindi interesse presta la propria attività in favore del Comune di Ottaviano. A causa di alcune problematiche amministrative che hanno rallentato l'avvio di una procedura d'appalto definitiva per l'assegnazione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, trovandosi in necessità di poter garantire la continuità del servizio a seguito della cessazione del servizio da parte di ENI da MIT, il Comune di Ottaviano ha ordinato all'Alfa Comecol di procedere allo spazzamento e raccolta delle frazioni differenziate con i mezzi porta a porta e il trasporto dei rifiuti sotturbani del Comune di Ottaviano mediante ordinanze contingibili e urgenti. Si tratta in particolare di ordinanze numero 15 e 29. 10-2010 relativo al periodo 4-21-90 e della successiva ordinanza 19-22-11-2010 relativo al periodo 20-30 novembre, che ha fatto
qui ha fatto seguito alla vigente determinazione dirigenziale del sesto settore del medesimo comune numero 1250 del 6/12/2010, con cui è stato affidato in via d'urgenza, ai sensi del comma 10 dell'articolo 125 del decreto legislativo numero 163/2006, al fine di assicurare la continuità del servizio a partire dal 1/12/2010, nella memoria dell'espletamento di nuova gara, il servizio di raccolta per il periodo 1/12/2010. 1/12/2010, 28/2011. Il servizio assegnato, seppure con difficoltà derivanti dai brevissimi tempi di validità previsti dall'ordine di circa 3 mesi, è sempre stato espletato in modo corretto e rigoroso dall'Alfa Romeo, come consta dall'assenza di rilievi da parte di qualsiasi autorità. Il servizio si riceve è stato svolto ininterrottamente dal 4 novembre 2010 sino al 15 febbraio ultimo scorso. In data 16 febbraio 2011, responsabile di cantiere, non vi dico il nome perché non se ne fanno nomi, comunicava a questa società che nella medesima giornata taluni dipendenti si erano astenuti dallo svolgere il proprio lavoro lamentando il mancato pagamento dello stipendio del mese di gennaio 2011, con incluso l'elenco dei dipendenti e indicazione specifica di coloro i quali hanno prestato servizio, di quelli malattie e di quelli infermi. Preso atto di quanto accaduto nella stessa giornata, il sottoscritto si è premurato dall'amministratore delegato di informare l'accaduto del Comune di Ottaviano, responsabile del Dipartimento Ambiente del Comune di Ottaviano, nonché rappresentanti delle organizzazioni sindacali, rappresentando che per problematiche di tutti dipendenti dalla propria volontà si era determinato in ritardo il pagamento degli stipendi relativi al mese di gennaio 2011, ma che già nella stessa giornata si erano messi in esecuzione gli ordini di pagamento delle buste paghe dei dipendenti. I pagamenti risultano infatti integralmente effettuati per tutti i 51 dipendenti in data 17 febbraio, sia per il tramite di bonifico bancario, sia per il tramite di numero 416 circolare. In argomento occorre precisare che ai sensi dell'articolo 28 del Codice Collettivo Nazionale di Lavoro Fisi e Assoambiente, che regola la fattispecie in esame, il pagamento della retribuzione viene effettuato mensilmente in via posticipata entro il 15 del mese successivo e a quello di riferimento. Detto pagamento è attestato da distinta opposta paga e qualora l'azienda in dato il pagamento decorreranno gli interessi in misura del 3% in aggiunta al tasso ufficiale di sconto. Anche da tale norma, senza voler considerare la regolamentazione del diritto e della modalità di sciopero nell'ambito dei servizi essenziali di cui alla legge 146/1990, non è quindi ricavabile la legittimazione di alcuna forma di protesta di tipo astensionistico, ma il diritto alla corresponsione di interessi nella misura che si è indicata. Anche alla luce di tale considerazione, la condotta degli operati si è appalesa pertanto più grave quanto pretestuosa. Quanto accaduto il giorno 16 si ripete il giorno 17, come attestato dalla comunicazione del responsabile cantiere e infine il dato 10/18 febbraio 2011. Da quanto sopra deriva che nelle date sopra indicate il servizio di raccolta differenziata della frazione multimateriale dell'organico non è stato effettuato a causa della citata stazione di lavoratori e non può escludersi il perdurare tale comportamento nei giorni che seguiranno. È stato possibile poter sortire tale problema, atteso che non è stato programmato alcuno stato di agitazione di sciopero, che l'astensione dal lavoro è avvenuta in modo del tutto improvviso, imprevisto e al di fuori della regolamentazione prevista dalla legge 12 giugno 1990, numero 146, in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali. Tutto ciò previsto, voglia potessi il giustissimo procuratore della Repubblica ritenere presente atto perseguito responsabile di eventuali reati e ci avessimo avvisare in relazione ai fatti sopra rappresentati, che sembrano presentare gli estremi dei reati di cui l'articolo 240 e codice penale, chiedendo di essere informati ex articolo 406-408 presso il domicilio eletto e tenendo conto dei profili igienico-sanitari fornissi al mancato esattamente di servizi da quota differenziata della frazione multimateriale del locale, voglia il prefetto adottare ogni provvedimento anche straordinario e idoneo a garantire la sicurezza e regolare esattamente i servizi pubblici di raccolta affidato alla scrivente società. Questo per dire che cosa? Che siamo fuori dalla regola cantiere. Questo per dire che cosa? Che il Comune di Ottaviano il 15 febbraio ha avuto la fattura da parte di questi doveva avere il 15 febbraio la fattura dalla ditta, non l'ha avuto il 15 perché da quello che abbiamo desunto ha avuto dei problemi di DURC, il documento della contabile da parte della ditta, quindi il 16 mattina il documento è stato fatto mandato da questo documento. Quindi per quanto ci riguarda noi siamo stati immediatamente esecutivi rispetto al problema. Tant'è che per essere specifici, prima dell'amministratore unico, io ho denunciato la società in cantiere già per 2 giorni, ieri e stamattina. Lo farò, continuerò a farlo tutti i giorni che loro si stanno del lavoro, da loro, perché ritengo che stiano veramente esagerando rispetto a un momento in cui ci sono persone che non
che non hanno lavoro, ci sono persone che lavorano per stipendi che possono essere molto piccoli,